Punta il dito contro l'organizzazione del piano di zona il sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano, che ribadisce la propria posizione in merito alla gestione dei servizi sociali ed affronta nuovamente il tema della stabilizzazione di una parte del personale in servizio al settore politiche sociali dei comuni delle due Nocera, di Roccapiemonte e Castel San Giorgio, il cui contratto scadrà a giorni. Del piano di zona affinché si potesse valutare il recupero di coloro che avevano i requisiti della legge Madia tra i lavoratori e le professionalità che rischiano oramai di rimanere a casa. Avevamo chiesto anche di immaginare l'individuazione di una figura di coordinatore di piano che potesse gestire la programmazione e l'organizzazione dei concorsi e di tutte le attività che sono impellenti, perché parliamo di famiglie che rischiano di non avere servizi. Pensiamo ai poli territoriali che sono andati in scadenza al 30 novembre, dei quali si è parlato nei coordinamenti, ma nessuno si è occupato della programmazione. Pensiamo ad altri servizi che servono ad accudire famiglie più deboli. L'atteggiamento della coordinatrice del piano è inconcepibile. Io mi auguro che il sindaco del comune Capofila possa, come gli ho ripetuto e chiesto più volte, intervenire, perché in questo momento, ribadisco, ancora una volta si tenta di distogliere l'attenzione pubblica parlando dello strumento dell'azienda speciale quando il problema è uno soltanto ed è chiaro. Non ci sono le professionalità al momento adeguate al piano di zona. Bisogna nominare un coordinatore che sia in grado di fare il suo mestiere. Se il coordinatore non è in grado di programmare correttamente, come dall'indirizzo politico che è stato dato in questi mesi, dai comuni e dai rappresentanti dei comuni, io credo che bisogna sostituire il coordinatore e non istituire un ennesimo carrozzone che rischia di essere solo una distrazione di massa.